Il Foggia supera in rimonta lo Zaccheria, il Gladiator nell'ultima gara dell'anno e per Natale si regala il primato nel girone H del campionato di Serie D, seppur in coabitazione del Bitonto. 3-1 il risultato in favore dei Satanelli, firmato Tortori, Gerbauro e Cittadino, che hanno di fatto vanificato la rete iniziale di Del Sorbo. La cronaca, emergenza in difesa per lo squalificato Ninni Corda, costretto a rinunciare allo squalificato Viscomi, oltre che gli acciaccati Anelli e Carboni. Solito 3-5-2 per il tecnico sardo, davanti a Fumagalli, spazio all'inedito terzetto composto da Cadili, Gentile e Di Jenno, in mediana Cittadino, coadiuvato da Campagna e Gerbauro. Davanti invece il tandem composto da Russo e Tortori. Dalla parte opposta, stesso modulo per Borrelli che in attacco si affida alla vena realizzativa di Del Sorbo e di Paola. È il Gladiator a farsi avanti per primo al quarto minuto col tentativo da fuori di Del Sorbo, facilmente intercettato da Fumagalli. Al quarto d'ora è il Foggia ad andare ad un passo dal vantaggio con una punizione dai 25 metri di Cittadino che sfiora l'incrocio dei pali. 7 minuti dopo, però, ecco giungere il vantaggio dei campani. Cross al bacio di Di Paola per la corrente del Sorbo che sottoporta Fred Fumagalli. Il Foggia da parte sua non si scoraggia e dal 37esimo trova il gol del pareggio. Batte e ribatte all'interno dell'area di rigore del Gladiator a seguito di un corner, palla che carambola tra i piedi di Tortori che insacca per l'1-1. Passano ulteriori giri di lancette ed il Foggia ribalta il risultato trovando la rete del 2-1 con una magistrale punizione di Gerbaudo che non lascia scampo a Zagari. Dopo 2 minuti di recupero, scuole negli spogliatoi per l'intervallo con i padroni di casa avanti 2-1. Nella ripresa, subito propositivo il Foggia con il tentativo di Cittadino al 13esimo, che però non inquadra lo specchio. A questo punto, Borrelli si gioca la carta a Sorrentino con l'intenzione di raddrizzare le sorti del match, ma i rossoneri al 22esimo calano il tris. Ingenuità di Maraucci che tocca con la mano. Il direttore di gara non esita e concede il rigore. Dagli 11 metri, perfetta esecuzione di Cittadino, Zagari intuisce ma non può nulla. Notte fonda per il Gladiator che al 26esimo rimane anche in 10 per via del doppio giallo mostrato a Salle. Al 29esimo provvidenziale uscita di Zagari che nega la gioia del gol al neoentrato tedesco. 2 minuti più tardi ci prova anche Tortore al termine di un'azione personale, palla di poco sul fondo. Ancora tedesco sugli scudi al 41esimo, conclusione che però termina larga. Nel finale il Foggia amministra senza particolari difficoltà e porta così a casa gli ultimi 3 punti del 2019.